Calvo ha messo in campo le sue caratteristiche, fondate soprattutto su un cambio palla molto efficiente, come avevo già detto nella presentazione della partita. A questo cambio palla efficiente noi sapevamo che dovevamo rispondere innanzitutto con un nostro cambio palla, per poi dopo giocarcela in qualche fase punto. Il nostro cambio palla è andato invece, tra virgolette, a farsi benedire, è stato un attacco poco efficiente. Siamo calati da subito e dopo insomma fai fatica o risolvi qualcosa in battuta o sfrutti tutte le poche occasioni appunto che non riesci. I ragazzi hanno fatto qualcosina nel terzo set per quel che riguarda il discorso dell'attacco, un terzo set che qualche piccolo rammarico ce lo lascia, non troppi. Era il battesimo del fuoco per noi in trasferta, così insomma l'abbiamo bagnato sicuramente non bene. Noi siamo molto contenti perché sapevamo di avere un inizio di campionato veramente proibitivo, proprio il più proibitivo di tutti. L'abbiamo affrontato con grande serenità, non pensando alle partite fino alla settimana in cui dovevamo iniziare il campionato, pensando a cercare di migliorare per quanto era possibile le situazioni di gioco sulle quali avevamo bisogno di crescere più in fretta per presentarci pronti all'inizio del campionato. Siamo riusciti a farlo. Perché io dispongo di una squadra di ragazzi che ha grandissima determinazione e grandissima disponibilità. Poi le partite ci hanno dato 6 punti, io di questo sono strafelice, ci mancherebbe altro, sono strafelice soprattutto per i ragazzi e per il presidente che per una sera finalmente è da solo in testa alla classifica del campionato di O1 e se lo merita per tutti i sacrifici che fa per questa città e per questa società. La squadra ha già un ritmo di gioco buono, ha alcune cose che funzionano molto bene, che sono quelle che abbiamo lavorato dall'inizio, quindi il feeling del palleggiatore con i centrali, il feeling con l'opposto perché insomma hanno giocato un intero campionato lo scorso anno insieme. Ci abbiamo i due posti 4 che sono meno coinvolti nel gioco perché chiaramente hanno meno ritmo con l'alzatore, però quando sono coinvolti si stanno comportando bene, però lì per esempio abbiamo qualcosina che possiamo. Su cui possiamo crescere, abbiamo alcune situazioni di battuta sulle quali possiamo crescere, sono tante cose. L'importante è non cominciare a guardarci indietro a quanto siamo stati belli, a quanto siamo stati bravi, ah, ma allora se battiamo Trento e Modena. No, noi dobbiamo cercare di capire quali sono le cose che questa squadra può ancora migliorare e continuare a lavorarci con lo stesso impegno con cui abbiamo lavorato quando pensavamo che le cose a migliorare fossero molte. Sono poche, è più semplice, richiede meno tempo e richiede meno fatica, solo questo.